cosa ci è successo. Allora ragazzi, come chi mi sta seguendo ultimamente, chi ci sta seguendo ultimamente saprà, sono 2-3 mesetti che siamo scomparsi, tra virgolette, dovuti per entrambi a lievi problemi salutari, ok? Io ho avuto dopo la gara, lui non ha gareggiato, ma comunque stesso periodo, stesso, esatto, sì, stesso periodo. Uguale. Ok, niente ragazzi, ci scusiamo di non aver portato contenuti in questi 2-3 mesetti, perché appunto il discorso che volevamo affrontare in questo video è che appunto in questi mesi è stata difficile cercare di rialzarsi, ecco. La motivazione era pari a zero, ma al di là della motivazione, che come ben sapete quella va e viene e non ci si può basare sempre solamente su quello, ecco. Però diciamo che anche ci siamo visti, siccome noi in questo sport, proprio nel culturismo bodybuilding, ci crediamo molto e avremmo, anzi ci stiamo costruendo una vita attorno, ecco. Quindi non è che lo facciamo come hobby, tra tante virgolette, diciamo che è come se ci fosse caduto il mondo davanti, esatto. Come chi sta seguendo gli ultimi video sa, ci stiamo riprendendo piano piano, ovviamente la forma fisica non è come quella di prima, la mente non è più come quella di prima, gli allenamenti, la dieta, eccetera, eccetera, eccetera. Però come si dice, si deve fare un passo indietro per fare un due avanti. Esatto. Quindi, ma in specifico, cosa ci è accaduto? Abbiamo avuto i nostri problemi e quindi abbiamo dovuto prendere delle decisioni che non volevamo, ma perché, diciamo, non abbiamo avuto molto la testa. Ci sono stati momenti e giornate soprattutto difficili e agonia, proprio agonia dalla mattina alla sera. Esatto. Allora, cioè, è perché è anche adesso, però soprattutto prima, in questi mesi, è stato un periodo abbastanza difficile, sia fisicamente sia molto mentalmente. Soprattutto mentalmente. Allora, stanchi, non hai voglia di fare niente, non hai voglia neanche di uscire, di alzarti. Non hai voglia neanche di vestirti bene per uscire, per dire, cioè ti vesti di merda, torni a casa presto. Ecco ragazzi, non è solo che in molti parlano poco di questo, non è solo allenamento, anzi forse quella è la cosa minore a cui pensi quando sei così. Più che altro, io vorrei dire che ragazzi, il bodybuilding non è andare in palestra. Seconda cosa, il bodybuilding non è allenamento, il bodybuilding, mangiare e i farmaci. Ecco, il bodybuilding non è solo doping. Ragazzi, molti non lo capiscono, ragazzi. Dietro il doping c'è un mondo, ma non di cos'è in per sé il farmaco, ma su come farlo, esatto. Senso, su come farlo nella maniera giusta. C'è un mondo dietro e io, ve lo giuro, mi sta sulle scatole a me, che vedo nei commenti o video di ragazzi che chiedono soltanto ciclo, sì, che chiedono soltanto cosa prendi, qual è il miglior ciclo per iniziare. Ma ragazzi, oltre a questo, che in un certo senso ci sta, perché la curiosità del ragazzo, come aveva, ecco, però come avevamo noi, capito? Però un limite. Esatto. Cioè ragazzi, a voi dovrebbe interessare anche, ma te come fai a fare questo a questi livelli stando in salute? Cioè quello, ragazzi, che il nessuno segreto si preoccupa di, ragazzi, è quello il segreto. Cioè il bodybuilding, ripeto, non è andare in palestra e non è solo allenamento, dieta e bombe, ma anche perché dietro questi ci sono altri micro fattori che poi diventano isolati, diventano grandi fattori. Ecco, altro discorso, si pensa sempre al doping qua, doping di là, bombe, trend, eccetera, eccetera, eccetera. E il fatto è che c'è veramente poco da scherzarci sopra, ragazzi, e il doping fa male, perché questo è una cosa che si sa. E è stato molto sdoganato ultimamente, cosa che io personalmente non sono d'accordo per niente, e soprattutto è stato sdoganato nella maniera più controversa e sbagliata possibile. Ecco. E il doping, ragazzi, ammazza. Il doping distrugge, ha sia lati positivi,
molti sono più quelli negativi, ovviamente. E come qualsiasi cosa, ragazzi, nella vita, come qualsiasi sport, come qualsiasi hobby, come tutto quello che fa durante la giornata, anche semplicemente mettendovi al volante. Quindi dipende sempre da come si fa. Certo, certo. Non escludendo ovviamente i rischi, ci sono comunque. Quello sì. Lo stesso discorso, ragazzi, voi potete andare piano con una macchina quanto volete, ma se uno vi taglia un incrocio ai 150 km/h, voi ci rimanete. È lo stesso concetto che poi è applicato con diverso, giustamente. Con questo non vogliamo dire che non dovete usare i farmaci, o almeno, se, secondo me, che anche te sei d'accordo, se volete intraprendere un percorso agonistico, sarebbe meglio di no, però si fa perché bisogna farlo. Però ecco, cioè, nel senso, non vedete il bodybuilding come salutare. Allora, esatto, volevo anche mettere questo discorso, ragazzi. Bodybuilding e culturismo non sono salutari. Il fitness lo è, la palestra lo è, stare a dieta lo è. Culturismo e bodybuilding, ragazzi, sono mondi opposti. E ancora le persone non riescono a trovare, a capire la differenza. Sono mondi opposti, ragazzi. Specialmente non salutari. Detto questo, ragazzi, quindi, no, niente, comunque è stato, e quindi per questo è stato un periodo molto difficile. Molto difficile, ci ha aiutato molto a crescere, maturare interiormente, maturare tutto il resto, anche sotto il punto di vista, ragazzi, secondo me, per live, comunque, una sessione del genere, sei lì anche solo tipo noi che facciamo questi allenamenti, soltanto dire fare, ne faccio uno in meno, a svalvoli. Cioè sì, sei lì e sì, non cresco più. Invece vedi parte positiva e parte negativa. Sì, parte positiva che comunque capisci che lo puoi fare anche in una maniera diversa. Infatti, cioè, che non è un problema se per un periodo ti alleni di meno, mangi un po' di meno, diversamente. Cioè, secondo il discorso, infatti, come chi sta guardando i miei video, ripeto, sa, sto facendo tre allenamenti a settimana, ragazzi, semplicemente perché non riesco proprio fisicamente a sopportare lo stress che sopportavo prima, i carichi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che ho fatto due settimane dove continuavo ad allenarmi gli stessi giorni e lo stesso che facevo prima, ma ragazzi, era improponibile. Cioè, io svegliarmi la mattina in questi mesi, appunto, e dover pensare di andare ad affrontare un allenamento tosto, ragazzi, era una cosa che era proprio impensabile quasi di affrontare, capito? E rimanevi con un'agonia dalla mattina che dietro la testa dava fastidio, ragazzi. E quindi ecco, questo è il motivo per quale, con il nuovo preparatore che a breve presenteremo, è lo stesso per entrambi. Abbiamo deciso appunto di frenare un po' su quello che è allenamenti, su quello che è la dieta, ovviamente non gestiti male, ma ovviamente gestiti in modo semplicemente diverso. E meno lavoro, meno volume, eccetera, 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 e più recupera. Detto questo, ragazzi, ciò che fa veramente male è vedere sui social ragazzini, perché ragazzini, ma non vi parlo, ragazzi, vi parlo proprio 12-13 anni, proprio ragazzi, cioè neanche adolescenza si può praticamente parlare. Un video prima. Anche il video che mi ha girato prima, dov'è? Mettono trasformazione, ragazzi, prima e dopo di farmaci, ragazzi, ma a quell'età è impensabile, impensabile. I danni, parlo anche per esperienza personale, ovviamente i danni, i rischi o le conseguenze le capirete solo avanti. Ripeto, ragazzi, è una cosa che non si dice mai, ma hanno un danno e un rischio che è cumulativo, ragazzi, cumulativo. Quindi state attenti, non abusate, se potete non usate, perché fa male, ovviamente. Però se lo fate, fatela in maniera più salutare. Fatevi seguire, spendete soldi per la vostra salute, ragazzi. I soldi nella salute non saranno mai buttati. Passando all'argomento principale del video, appunto, è stato un periodo molto difficile, molto tosto. E fortunatamente, devo dire, siamo in due, quindi abbiamo cercato di affrontare la cosa assieme. E anche perché se no, ragazzi, ci sarebbero state in giornate veramente dove saremmo stati a casa invece che venirci ad allenare. E anzi, gli allenamenti erano più un perché siamo qui dentro che un abbiamo voglia di allenarci. Tu partivi di casa che non vedevi già l'ora di uscire dalla palestra. È stato molto difficile. Fortunatamente anche qui abbiamo un ambiente dove ci conosciamo bene a tutti quelli che frequentano questa palestra, e quindi ecco, anche dire due o tre
state durante tra una serie e l'altra, ecco, aiuta un po', diciamo, a rilasciare lo stress e l'ansia. Se no entri, ti alleni con qualcuno. Esatto. Ricombaciato, comunque aiuta. Ragazzi, chi è specialmente più piccolo di noi, ma anche chi è più grande, perché ragazzi, ci sono anche trentenni e quarantenni che fanno domande veramente stupide e ridicole. Invece che andare sotto un video, ecco, arrivano tantissimi commenti, specialmente adesso che ho ripreso a pubblicare, tantissimi commenti. Quanto i dopi, cosa fai, cosa usi? Ragazzi, invece che stare a pensare a questo, chiedetevi come fa un atleta ad avere determinati volumi o comunque essere a un determinato livello, stando comunque in salute. O ecco, cosa fa per preservare quello che ha e per non retrocedere, magari. Cosa puoi fare nella dieta, cosa puoi consigliare un allenamento rispetto all'altro. E anche quando voi l'opinione di esprimere le proprie opinioni, si può fare. Dipende come le esprimete, ragazzi. E se voi volete dire semplicemente un vostro concetto o pensiero, che è giustissimo. E però, ragazzi, pensate bene alle parole che usate, specialmente quando sono scritte per messaggio, un commento o comunque al telefono. Però, ragazzi, fidatevi che determinate parole o determinati commenti a, scusatemi il termine di nuovo, determinate persone possono davvero far male e star male. Questo, ragazzi, è un concetto che potete applicare in qualsiasi ambito della vostra vita, che sia la vostra ragazza, che sia i vostri genitori. Quando voi proponete, comunque esponete un'idea, che sia a voce o che sia testualmente, per messaggio digitale, ecco, pensate bene ai termini che voi utilizzate, ragazzi, e senza, diciamo, insultare da una parte, ma senza neanche screditare il lavoro che qualcuno sta già facendo. Dite la vostra opinione, e specialmente dietro l'opinione ci deve essere un ragionamento, quindi specialmente motivare, deve essere contestualizzato, ecco, al vostro contestualizzato pensiero, esatto, e motivate ciò che state dicendo, perché sennò è una frase che sta nell'aria, esatto, ecco, ragazzi. E no, poi con delle basi, con delle conoscenze, ecco, cioè è inutile, ecco, che te mi commenti che sei contro il doping, che ti fa schifo, che fa male, senza una base dietro, cioè che muori tra 2 anni. Sì, specialmente, ragazzi, voi non vi rendete conto della gravità che c'è dietro determinati commenti. Li ho sentiti di più, diciamo, in questo periodo, perché appunto avendo anche avuto, diciamo, per entrambi questi mesi dove abbiamo avuto un po' di crollo, sia emotivo, fisico, quello che è, ci stiamo riprendendo, però ricevere commenti dove, ah, vedi, è quello, è quell'altro, è quello, ragazzi, è tosta per alcune persone, specialmente magari se prendete momenti di quella determinata persona dove possono essere successe mille cose per le quali la persona sta giù di testa, ecco. E non vi rendete veramente conto di quello che un singolo commento può provocare una persona, ecco. E portate sempre il rispetto. Ho risposto anche oggi a un commento su YouTube e mi è stata bene l'idea e l'opinione che ha esposto, ma non mi è stato bene come l'ha esposto e i termini che ha utilizzato. E ricordatevi sempre che c'è qualcuno dietro, un telefono, una fotocamera, quello che è, ma ricordatevi anche che dietro quella stessa fotocamera può essere una persona completamente diversa e opposta da ciò che vi mostra. I social, ragazzi, sono fatti per mostrare la parte migliore, quella più bella, quella sempre in cima, quella sempre al top. E però, ragazzi, ci sono anche periodi per tutti, nella vita giornaliera, che sia per lo sport, che sia per problemi familiari, lavoro, eccetera, 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 dove vi troverete sottoterra, che sia fisico, che sia mentale, eccetera. Più che altro siate umani, cioè, nel senso. Siate umani. Questa è una bella parola, cioè, nel senso, se io, lui là, siamo pazzi, qual è il problema? Cioè, nel senso, tu hai la tua idea, nel commento me la vuoi esporre, esponila come giusto che sia, c'è il diritto di parola, c'è una democrazia, c'è in qualsiasi ambito, però restando umano, cioè nel senso, io non ti ho fatto nulla, cioè non ti ho fatto letteralmente nulla per la tua cattiveria nei miei confronti, capito? Cioè nel senso, solo magari in quel video ho esposto una mia idea o solo ho fatto una mia riflessione, non so, e te mi esponi la tua, però in modo civile, perché io non ti ho fatto nulla, cioè nel senso, perché non ci può essere un dialogo e un confronto in maniera civile senza che ci mandiamo a
culo la mamma, esatto, cioè nel senso, senza che ci accudiamo la morte, perché io mi ricordo in un suo video uno ragazzi nei commenti ha scritto deve ritornare il fantamorto, la cosa del fantamorto. Oh, è vero, me lo ricordo. Cioè ragazzi, nel senso, ma che commento è? Cioè, dopo io so come ha fatto lui, che se ne sbatte molto le palle di questi commenti. Diciamo che arrivati a una certa maturità, sì, la prendi in maniera diversa, però ragazzi, a ragazzini, tanto chi pubblica su social generalmente sono persone giovani, e a determinate persone ragazzi possono ferire, specialmente sono commenti ragazzi che, cioè, qui state augurando la morte a uno che non conoscete, proprio non avete neanche mai visto di persona, ma più che altro, quindi, cioè, cosa ti ha fatto per augurare? Sì, esatto, per quello che dico sempre ragazzi, esprimere, come dicevo prima, se avete un'idea, un'opinione, una cosa che secondo voi è sbagliata, esprimetela, date le vostre ragioni. Però ragazzi, se voi determinati contenuti non vi piacciono o vi danno fastidio, non li guardate. Cioè, avete sui social, ragazzi, una marea di contenuti che potreste stare incollati tutti gli anni della vostra vita al telefono dalla mattina alla sera. Guardate ciò che vi piace, oppure non guardate proprio niente, se preferite. Però non andate a vedere contenuti per i quali poi vi innervosite e dovete insultare. Perché? Non ha letteralmente nessun senso logico. Se volete fare una critica costruttiva, ecco quello, quello assolutamente. Però diciamo che ultimamente le critiche costruttive sono diventate semplicemente insulti. Anzi, tirando fuori questo discorso legato al culturismo, ragazzi, si stanno facendo troppe pare sui social, ragazzi, troppe pare, e quello non è giusto, e quello è sbagliato. Ragazzi, ci sono persone che riescono a crescere, farmaci, non farmaci, dieta, non dieta, allenamento, non allenamento, in delle modalità che sono assurde se voi provate a farle, ma comunque loro riescono a progredire in ciò che fanno, quindi è sbagliato? No, è sbagliato per te, non è sbagliato per lui, quindi rispettate anche ciò che stanno facendo gli altri, e che sia giusto o sbagliato secondo voi dite la vostra opinione, però rispettate comunque ciò che fanno. Un percorso che sia agonistico, che sia per qualsiasi sport, qualsiasi carriera lavorativa anche, e ha molti rischi, anche in ambito lavorativo, ragazzi, economico, eccetera, eccetera, eccetera. Però se voi, se quello è ciò che volete fare, ciò in cui credete, ciò in cui volete costruirvi la vostra vita attorno, andate, però fatelo con responsabilità e con maturità. Gli errori si faranno, si sbaglia assolutamente, l'importante è rimettersi in piedi, ma non semplicemente rimettersi in piedi con la giusta maniera e con una maturità diversa. E non so chi mi seguiva, ci seguiva già da prima, e probabilmente questo video lo vedrete in tanti, perché l'argomento doping ormai è solo quello di cui trae, però vabbè, e chi seguiva anche i nostri video prima, come potevate vedere, erano un po' più, non immaturi perché è un termine sbagliato, però un po' più ignoranti, un po' più alla larga, diciamo, e chi ha potuto vedere gli ultimi video, diciamo che hanno una maturità e un'esperienza un po' più approfondita, un po' diversa. E i social sono social, ragazzi. E io potrei mettere un allenamento in un periodo in cui sono al top della mia forma, al top della mia forma, lo potrei mettere un video in un altro periodo della mia vita dove sono la peggior forma, come poteva essere il video di questo momento, il video di anni fa. E però questo non dice niente sulla persona stessa, ragazzi. Cioè, la forma fisica non dice niente sulla persona stessa. Sono passioni che uno ha. E non chiudetevi in casa, ragazzi. C'è tutto, c'è un mondo di fuori la palestra, ci sono amicizie, c'è una vita sociale, ci sono ragazze, amici, vita familiare. Ragazzi, non chiudetevi qui dentro. È una cosa che io ho sbagliato i primi anni, perché è vero, i primi anni ho sbagliato su questa cosa, uscivo poco con gli amici, eccetera, eccetera, eccetera. E diciamo che con gli anni e anche con una maturità diversa, dopo aver affrontato la gara che ho fatto mesi fa, per chi mi segue lo sa, e diciamo che mi sono svegliato, ho detto, però non posso solo vivere qui, perché se questo mondo dovesse cadermi addosso, cosa che è successa, cioè cosa che stava per succedere, poi ci siamo risistemati i due, però se questo determinato hobby o passione o comunque ciò in cui credo veramente dovrebbe crollarmi addosso per qualsiasi motivo, io cosa faccio per la mia vita? Cosa faccio nella mia giornata? Ok, ragazzi, quindi costruitevi qualcosa al di fuori qui, che sia la vita con una ragazza, che sia la vita con amici, che siano rapporti familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, poi posso dire una cosa? Oh,
basta per favore con sta cosa del palestrato depresso, no ragazze, mentality, basta ragazzi, basta, ma vivetela bene, ma qual è il problema se una ragazza vi approccia, se volete approcciare una ragazza, se avete la fidanzata, ma perché dovete essere depressi e tristi, cioè se ci sta, ognuno ha i suoi momenti, certo, ma certo. Perché adesso dove c'è il palestrato depresso e triste, non capisco questa cosa, è così bello venire in palestra e sfondarsi e ridere con gli amici, cioè come ha detto Marco c'è una vita al di fuori di questo, ma per una questione personale, di crescita personale, per coltivare amicizia, l'amorosa, i genitori, ragazzi anche la famiglia è importantissima. Cioè, c'è una vita, nel senso, un conto ragazzi, e se siete Ramondino, Bamstead, che cazzo ne so, un pro, ok, siete un pro, la vita gira intorno a questo, vi dico... Sì, dovete dedicare tutto. Sì, tutto. Ci sta già più. Tramasciando altri... Sì, sì, ci sta. Cose, certo. Però non pensate che anche loro siano chiusi in casa, eh? Anzi, io vedo che comunque escono, noi abbiamo amici che comunque compagnie assieme, eccetera, compagnie eccetera. Che il lavoro anche, sì, dove ci sono persone che cercano di diventare professioniste, professionisti, e comunque hanno allo stesso tempo una vita, ragazzi. Cioè, un conto, vi state preparando per una gara, posso capire, ci sta, è normale, ma assolutamente tutto il resto, però assolutamente, cioè, non esiste solo i pesi, solo la chiesa, esiste un mondo, ma anche per la mente, perché la mente cambia molto, cioè nel senso se voi arrivate qui che non avete di amico, non avete, non dico una modosa, però proprio a livello sociale, a livello di non palestra, in un contesto della palestra, non avete un cazzo di niente, fidatevi che secondo me, cioè almeno io, non mi allenerei bene, starei di merda, sto posto sarebbe una merda. Perché una volta era così, perché io ero così una volta. Quando lo eravamo entrambi. Io quando ho iniziato ad avere gli amici a 17-18 anni, perché in quel periodo io ho avuto una adolescenza molto, molto chiusa, quando ho iniziato ad avere amici a 17-18 anni, mi sono vissuto molto bene anche l'ambiente palestra. Anzi, forse ti sei goduto quasi di più, parlando anche per me. Sì. Ragazzi, questo era un video, diciamo, spiegazione, era anche un video dove abbiamo cercato di tirare fuori i nostri ragionamenti e i nostri pensieri che abbiamo maturato in questi mesi. E d'ora in avanti, come dicevo, vedrete molti più video assieme, adesso vi presenteremo un preparatore, insomma abbiamo molte idee. Ciò che faremo e che prometto da parte di entrambi è che cercheremo di creare una comunità delle persone che ci seguono, che siano ragazzini, che siano adulti, dove però siano educate, dove appunto ci sia oltre, si guardi oltre alla palestra, si guardi oltre al fitness, ma si guardi alla persona in sé. Per oggi, dai vostri big è tutto, noi vi ringraziamo per aver chi ha ascoltato il video fino a qui e ci scusiamo da una parte per alcuni pensieri che potrebbero essere stati forti per alcuni di voi, perché ci può stare, o comunque che non c'è stata una linea, cioè abbiamo, sì, abbiamo parlato di cose molto disconnesse tra di loro, poi magari faremo dei video più specifici, dettagliati, ciò comunque ciò che ci è accaduto, ciò che stiamo affrontando e i pensieri e i discorsi che abbiamo affrontato in questi mesi assieme, che abbiamo reso pubblici in questo video. E spero che chi ha affrontato le nostre situazioni o chi purtroppo affronterà o chi appunto ha intenzione di iniziare un determinato percorso in qualsiasi ambito della vita, che questi discorsi li abbia toccati, non troppo, però giusto, ecco, e che li facciano prendere lo spunto per ragionare un pochettino. Vi ringraziamo per la visione, dai vostri big è tutto, ciao ragazzi.